Un bilancio del progetto a Pistoia del Natale in città con le ricadute su commercio e turismo, in particolare per il contributo che vi hanno dato le installazioni dell'Associazione Vivaisti Italiani, è al centro di nuovi appuntamenti questa settimana su TVL con Green News, la trasmissione a cura dell'Associazione Internazionale Produttori del Verde Moreno Vannucci. C'erano tante tipologie di piante, un assaggio del campionario di piante che ci possono essere nei vivai pistoiesi. Credo che, insomma, i turisti l'abbiano molto apprezzata questa cosa. Sì, e speriamo di recuperare anche quell'immagine di Pistoia che con la capitale della cultura non siamo stati abbastanza sufficienti a diffondere. Vedi Matera che è tutto un tantamme sulla capitale della cultura. L'augurio è quello che Pistoia sia sempre più verde, che non sia solo per le feste di Natale, ma che trovi il sistema per avere addobbi verdi durante tutto l'anno anche. Sì, e non si fa mai abbastanza per rivendicare questa chance, perché Pistoia da sola per le piante da esterno produce il 35% della produzione nazionale. Ecco, insomma, questi sono numeri importanti che è bene che, insomma, vengano anche sfruttati poi alla fine. Certo, poi fa da sponda alla Val di Nievole, dove ci sono altre realtà molto interessanti nel settore del fiore. Green News è in onda su TVL nella prima serata di venerdì, sabato alle 12 e domenica alle 12:45.